Con l'occasione della 18ª giornata mondiale dell'Alzheimer, la Fondazione Cassa del Risparmio di Fano ha organizzato mercoledì 21 settembre, nella sala di rappresentanza della Fondazione, dalle 16.30, un appuntamento con esperti del settore per presentare il nuovo centro per malati di Alzheimer e patologie senili similari, che sarà realizzato entro il 2013 nella zona aeroporto di Fano. Insieme con il Comune ci ha dato l'area e tutto il sostegno possibile per realizzare un centro per malati di Alzheimer e di altre malattie senili connesse alla malattia dell'Alzheimer. È un centro importante, uno riteniamo che possa essere considerato uno dei centri più moderni addirittura in Italia centrale. È stata progettata da persone esperte proprio in questo campo. Voglio citare l'architetto Gianluca Darvo, che abbiamo incaricato per la progettazione architettonica insieme con un altro gruppo di progettazione locale. È una struttura che prevede la presenza di tre nuclei: uno che è il centro di mutuo aiuto per i familiari, l'altro è un centro diurno, è quello che realizzeremo per 50 ospiti, e un centro residenziale che per il momento è stato previsto come progetto ma non viene realizzato. Speriamo di poterlo fare i prossimi anni. L'appuntamento di domani? L'indomani è molto importante perché si celebra a Fano per la prima volta il 21 settembre la giornata internazionale dei malati di Alzheimer. Saranno presenti numerosi esperti, hanno confermato la presenza del dottor Solazzi, che è il presidente del Consiglio regionale delle Marche, nostro concittadino, e il dottor Elmerino Mezzolani, che è assessore regionale alla sanità.